Ricordando il battaglione Alpini L'Aquila, il terzo raduno avrà luogo 14, 15 e 16 di settembre. La terza edizione assume un valore ancora più significativo per il 9° Reggimento Alpini, per la concessione alla bandiera di guerra del Reggimento di una croce d'argento al merito dell'esercito, decretata dal Ministero della Difesa per l'opera di soccorso prestata dal reparto in favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto del 2016 e del 2017. Lo scenario sarà meraviglioso, la Basilica di Colle Maggio, il 16 mattina. Ci sarà anche il vicecomandante nazionale delle truppe alpine con tutto il suo schieramento. Un vincolo questo di collaborazione importante tra gli alpini in armi e quelli in congedo. La novità di questo terzo raduno è stata quella di coinvolgere tutte le associazioni combattentistiche, ha sottolineato il presidente del comitato organizzatore Giampaolo De Rubeis. La grande vicinanza della nostra città agli alpini, la grande vicinanza delle associazioni combattentistiche che parteciperanno alla nostra sfilata, e questo è un grande segno di fratellanza, di onore e di affetto per il corpo degli alpini. La commemorazione del centenario della Grande Guerra culminerà a Colle Maggio. Verranno ricordati anche gli eroi aquilani, Francesco Rossi, Andrea Bafile e Emilio Pensuti, eroe ancora poco conosciuto. Saranno giorni di festa e condivisione, il programma del resto è molto ricco. Il 14 si aprirà con la premiazione del concorso Ragazzi del 99, alle 21 in Piazza Duomo, la rassegna dei canti della tradizione popolare alpina. Il 15 alla Villa Comunale dalle 9.30 alza bandiera, la deposizione della corona al monumento ai caduti, l'omaggio a Michele Iacobucci. Ci si sposterà poi in Piazza Battaglione Alpini con la deposizione della corona alla lapide dei caduti. Successivamente si inaugureranno diverse mostre. Ci saranno anche altri momenti di commemorazione. Alle 21 in piazza un momento molto atteso, il concerto della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Domenica 16 sarà la giornata clou con la sfilata che inizierà alle 9.45. Si partirà da Viale Gran Sasso per arrivare a Colle Maggio. Si visiterà dunque tutto il centro storico, un'occasione anche per farlo vedere. Alle 11.15 il conferimento della croce al 9° Reggimento Alpini e poi la Santa Messa. Molto significativo è stato il concorso intitolato alla memoria del consigliere Ana Salvatore Robustini, riservato agli studenti delle quinte delle scuole secondarie dell'Aquila, i ragazzi del 99, ovviamente 1899, che 100 anni fa servirono la patria. La prima classificata è Ilaria Gasbarri, della quinta del liceo linguistico. Il sindaco ha sottolineato l'importanza del raduno. L'Aquila si è già misurata del resto con la Dunata Nazionale Alpini e ha dimostrato di essere in grado di ospitare eventi così grandi e importanti.